in questo primo appuntamento di questo nuovo ciclo di webinar, Una finestra sul futuro, propedeutico alla partecipazione dell'hackathon Need Next Hackathon, ideato da Master Italy all'interno della programmazione Sprint Lab 2020. Questo ciclo di tre webinar che incominciano oggi, tra un po' vi presenterò il relatore di oggi, affronteranno diciamo, diverse tematiche propedeutiche, come abbiamo detto, per la partecipazione al Need Next Hackathon. Infatti affronteremo diversi aspetti di quelli che sono diciamo, importanti per il business, i nuovi trend di mercato inerenti le finestre e le porte, di cui Master Italy è espressione sul territorio nazionale. E nello specifico inizieremo oggi con Marcello Marzano, founder dello studio Marcello, correggimi se non pronuncio correttamente, e associate partner di Your CFO. E affronteremo insieme a Marcello l'aspetto della sostenibilità economica, delle idee di business anche nel medio e lungo periodo, che diciamo, sono degli aspetti fondamentali per posizionarsi nel mercato, ma anche degli aspetti fondamentali per partecipare e competere in un hackathon in cui molti di voi o qualcuno di voi probabilmente ha già partecipato ad un hackathon, ma la sostenibilità economica è spesso un elemento fondamentale per dimostrare appunto che la propria idea può sopravvivere al mercato. Io non vi rubo altro tempo, al termine di questo webinar, quindi al termine dell'intervento di Marcello, ci sarà uno spazio per rispondere alle vostre domande che potrete, diciamo, scrivere in chat. E al termine, diciamo, di questo intervento vi ricorderò i prossimi due appuntamenti, ne avremo altri due, il prossimo con Lara d'Argento, con cui affronteremo la tematica del grow hacking e quindi l'approccio di crescita dei modelli di business attraverso l'applicazione della metodologia del grow hacking, e l'ultimo appuntamento con Lorenzo Lafronza, in cui parleremo proprio di open innovation con l'esempio di Master Italy. Vi ricordo anche, vi riporteremo i link nella chat, che potete iscrivervi gratuitamente a questa competizione che sarà per la prima volta online, che si terrà il 23, 24 e 25 ottobre. E sarà del tutto online, ci saranno partecipanti da tutta Italia, coach da tutta Italia e una giuria che ancora non abbiamo svelato. Non vi rubo altro tempo e lascio la parola a Marcello e noi ci rivediamo dopo. Grazie Viviana, allora metto in condivisione le slide, così partiamo. Ok, allora ditemi, dovreste vedere le slide. Ok, allora come diceva Viviana, sì, questo primo webinar è propedeutico all'hackathon che si terrà il 23, 24 e 25 ottobre, che è appunto dedicato a quelle che sono diciamo, alcune prospettive, alcune tematiche in particolare relative a porte e finestre, diciamo così. Allora, intanto 30 secondi di presentazione, giusto per integrare quello che aveva detto Gloria. Che ho detto Viviana, sono Marcello Marzano, ho 39 anni, laurea in economia e commercio e incidentalmente commercialista, ma soprattutto mi sono dedicato molto a quella che è l'attività, diciamo, relativamente alle start-up. Quindi sono Innovation Manager Mise, Associate Partner di Your CFO e da un po' di mesi anche mentor di quello che è il Sprint Factory, in particolare il percorso estrazione talenti. Partiamo da quello che è
un po' il, l'obiettivo che abbiamo. Cioè voi partecipando a quello che è NEED Next Hackathon parteciperete ad una sfida, perché in questi casi qui si può effettivamente parlare di sfida, perché sicuramente andiamo a parlare sostanzialmente di un tipo di mercato che ha alcune particolarità e alcune complessità. In particolare, come diceva anche Gloria, andremo sostanzialmente a ragionare su quello che è il mercato di porte finite. Quindi l'obiettivo sarà, in quei tre giorni lì, creare innovazione in un mercato che è forse anche un po' per luogo comune qualcuno potrebbe immaginare come, come statico, come poco, poco propenso all'innovazione, ma non è assolutamente così. Quindi il nostro obiettivo sarà in quei giorni capire come creare questa innovazione, ma in che senso creare innovazione e dove interviene quella che è la parte più, diciamo così, di mia competenza. Intanto creeremo innovazione, abbiamo l'obiettivo di creare innovazione ridisegnando il modello di business nel mercato e anche innovando quelli che sono alcuni prodotti. Ovviamente non mi avventurerò nelle tematiche più tecniche, di cui sicuramente gli altri webinar probabilmente saranno molto più precisi, quindi noi ci concentreremo oggi su quello che è il modello di business. Quindi ragioneremo e faremo una panoramica su quello che è il modello di business e come si può innovare un modello di business. Intanto partirei con una serie di luoghi comuni che ho sentito dire, che nel tempo continuo a sentire su quello che è il modello di business. In primo luogo, uno dei più grandi luoghi comuni che si sente dire è che è più che altro una cosa da startup. Il secondo, per ordine di importanza e di frequenza, almeno per quanto mi riguarda, è quello che si definisce dopo il business plan. Il terzo è che non deve essere mai rinnovato. Io quindi ho provato un po', diciamo, a dire qual è, non il luogo comune, ma la cosa forse almeno un po' più vera. Quindi dal mio punto di vista vi dico che business model è sicuramente una cosa da startup, ma anche da corporate, quindi anche da grandi imprese. È una cosa che si definisce prima del business plan e lo precede e ne è un passaggio fondamentale, ma soprattutto deve essere rinnovato spesso, perché chi non ha rinnovato non è riuscito a interagire più col mercato. E questa cosa qui l'ha portato in alcuni casi, come vedremo, anche a un fallimento. Partiamo da un'altra domanda, che è: cos'è un modello di business? Un modello di business è sostanzialmente una definizione che parafrasa un po' quella di Alexander Osterwalder, che è uno dei fondatori del Business Model Canvas, è la logica con la quale un'organizzazione crea, distribuisce e cattura valore. Sono tre concetti: crea, distribuisce e cattura valore, che preciseremo più avanti e cercheremo di focalizzare meglio, tra virgolette, per renderli più pratici rispetto a una semplice enunciazione. L'altra domanda fondamentale è: perché dobbiamo averne uno? Ovvero, perché dobbiamo avere un business model, perché dobbiamo avere qualcosa che ci definisce in qualche modo come vogliamo procedere e come vogliamo creare e distribuire valore? In primo luogo perché questa grafica qui di CB Insight, che è un'infografica che raccoglie un po' quali sono i principali fallimenti delle startup, quali sono le principali cause, ci dice per esempio che startup senza un modello di business, quindi prodotti senza un modello di business, è una delle principali. Non è sul podio, ma sicuramente una di quelle più facilmente identificabili. E questo indicando solo quello dove è espressamente indicato che la causa del fallimento è stata quella della mancanza di un business model. Ma in realtà, come vedremo più avanti, anche il fatto di non aver interpretato una necessità del mercato o di avere prezzi o costi in qualche modo non congruenti, diciamo così, sono sicuramente altre due cause che sono indissolubilmente legate a un modello di business non sostenibile. Un concetto, quello della sostenibilità economica, su cui ovviamente ritorneremo. Ovviamente, come dicevo prima, non è solo una cosa da startup, infatti quell'infografica potrebbe farvi pensare che è solo una cosa da startup, ma il messaggio da lanciare è che
anche grandi aziende, grandi corporate che in passato non hanno innovato il proprio modello, in qualche modo hanno avuto poi un fallimento, hanno comunque avuto una mancanza di connessione col mercato. Qui ho elencato, ho indicato tre, diciamo, classici casi di soggetti che non hanno innovato il proprio modello di business. Sono la Kodak, un colosso che nel 1990 faceva 19 miliardi di dollari di ricavi, Blockbuster, altro colosso che faceva 5,9 miliardi di ricavi nel 2004, e BlackBerry che nel 2010 faceva quasi 15 milioni di dollari di ricavi. Cosa vogliono dire questi tre esempi di grandi aziende in un mercato in cui nel loro settore erano leader, che hanno sbagliato qualcosa, non hanno pensato a innovare il proprio modello di business? E questa tematica che viene lanciata nell'hackathon da Master Italy, in un settore che, ripeto, qualcuno potrebbe pensare come statico, è un classico esempio di una ricerca di innovazione, di aggiornamento del proprio modello di business, funzionale anche a cercare nuove soluzioni. Ma cosa hanno fatto la Kodak, la Blockbuster, la BlackBerry? Ad esempio Kodak, un colosso fondato nel 1888, è stato per anni il principale produttore di macchine fotografiche, apparecchi per la fotografia. Nel 2012 ha dichiarato fallimento, nel 2013 è riuscito in qualche modo a uscire con alcune procedure dalla bancarotta, ma fondamentalmente aveva fatto un errore. Fate conto che per chi è più o meno coetaneo mio, più o meno sui 40 anni, Kodak era un colosso, era il simbolo stesso di quella che era la fotografia. Però aveva fatto un errore, perché nel 1973 si racconta, come un po' tra il mito e la leggenda, che un giovane ingegnere della Kodak, Steve Sesson, propose alla Kodak un'innovazione su quello che era la modalità di fruizione delle foto, cioè guardare le foto sullo schermo. Questa cosa qui la Kodak non la capì al volo, e probabilmente è anche questo qui uno dei motivi per cui poi non si è buttata su quel tipo di mercato, non ha puntato a innovare il proprio modello di business. Altro esempio, Blockbuster era un colosso della distribuzione del noleggio di videocassette fisiche, quindi sostanzialmente si andava a noleggiare quella che era la videocassetta, ma non ha saputo adeguarsi, non ha cambiato il proprio modello di business nel momento in cui cambiava il settore dell'intrattenimento. Quando è arrivato lo streaming è stata sostanzialmente spazzata via. Anche in questo caso si racconta, diciamo, si sa che nel 2000 il fondatore di Netflix, che in quel momento lì era una società che si stava in qualche modo approcciando allo streaming e stava in qualche modo creando un nuovo mercato, propose alla Blockbuster l'acquisto di quella che era allora, poteva essere ancora definita una startup. L'amministratore delegato della Blockbuster rifiutò quell'offerta e poi sappiamo cosa è successo. Ultimo esempio in ordine di tempo, BlackBerry, che è stato un po' il simbolo per molti operatori, per molti manager, di quello che era il primo cellulare che portava le mail in giro. Oggi controllava, diciamo, una quota rilevante di quello che era il mercato dei cellulari negli Stati Uniti, si parlava addirittura del 50%, è stato spazzato via sostanzialmente dal mercato perché non è riuscita ad adeguare il proprio sistema operativo, cioè non è riuscita ad adeguare il sistema operativo agli schermi digitali. Ha continuato, per chi ricorda BlackBerry, a puntare su quella che era la classica rotellina del BlackBerry, che era un po' anche il simbolo. Questi sono tre esempi di modelli di business che non si sono in qualche modo evoluti e innovati. Allora, l'altra domanda che dobbiamo porre è come costruiamo e come innoviamo quando è necessario un modello di business. Uno schema che viene solitamente utilizzato è appunto quello del business model canvas, che è sostanzialmente un modello, un framework visuale creato circa nel 2010 da un gruppo di operatori, di esperti di business coinvolti da Alexander Osterwalder in una sorta di grande brainstorming nel capire quale poteva essere un metodo, crearono questo modello di framework che era utile per mettere giù e mettere a terra quelle che erano alcune riflessioni anche in gruppo e in condivisione.
Quindi si è riusciti in questo modo, si riesce con questo schema qui ad associare un linguaggio visuale con testo e immagini per anche stimolare in un certo senso quella che è la discussione. Diventa quindi uno strumento di gestione strategica che deve essere utilizzato in tutti i casi in cui devo pensare da zero un modello di business, ma anche nel momento in cui lo devo rivoluzionare, quindi nel momento stesso in cui devo ripensarlo, devo farmi alcune domande che vedremo nello specifico per capire dove sta andando e verso cosa sta andando quello che è il mercato e le prospettive. Questo qui è in genere lo schema che viene utilizzato, diciamo lo schema che è stato creato, e sostanzialmente si può suddividere in quattro parti principali. Una parte centrale, che è quella definita generalmente della value proposition, che mi dice l'offerta, il valore, quindi il cosa sto andando a dare a quello che è il mio cliente. Una seconda parte è quella dell'infrastruttura, cioè come creo, cioè il come creo quello che è l'offerta che voglio dare al mio cliente. Un'altra parte che è come lo distribuisco, quindi chi sono i miei clienti e come lo distribuisco, a chi lo distribuisco. Quarta parte è quella della sostenibilità finanziaria, come catturo quello che è il valore. Quindi sostanzialmente come riesco a fare in modo che quel modello di business sia effettivamente sostenibile. Il tutto risponde sostanzialmente ad una domanda che dovrete farvi più e più volte durante l'hackathon, che è la soluzione a quale problema, perché dovremo necessariamente partire da un problema, da risolvere quello che è un problema. Quando si usa il business model canvas? È l'altra domanda, fondamentale, perché va usato in tanti casi, quindi come dicevamo prima, non solo quando dobbiamo creare, mettere a terra una startup, ma anche quando dobbiamo migliorare un modello di business esistente. Quindi quando vogliamo migliorarlo e innovarlo, quando vogliamo creare dei presupposti per stendere un nuovo business plan, quando vogliamo condividere anche concetti che possono essere magari complessi, ma in maniera semplice, perché c'è anche un aiuto da un punto di vista visuale. Quando vogliamo in qualche modo integrare e far coinvolgere quelle che sono le risorse e le funzioni aziendali all'interno di quello che è il patrimonio dell'azienda. Da un punto di vista visuale, quello che era, diciamo, lo schema più tecnico, che è quello che abbiamo visto prima, poi viene rappresentato anche anche nel libro di cui vi parlavo, in questo modo più facilmente identificabile, intuibile, intuitivo da un punto di vista di immagini, per cui sostanzialmente ci sono i 9 blocchi di cui parlavamo prima, quindi quello dei clienti, quello delle relazioni con i clienti, quello dei canali che rappresentano la parte verso chi andiamo a dare alcune cose, la parte centrale della value proposition che ci rappresenta appunto qual è il vero valore che stiamo andando a dare ai nostri clienti, la parte sinistra, quello delle partner chiave, attività chiave e risorse chiave che ci definisce l'infrastruttura, cioè come riusciamo in qualche modo a mettere in pratica quello che vogliamo e come riusciamo a renderlo fattibile, la parte bassa che è quello del catturare, cioè i financial, il problema principale che è quello della sostenibilità economica, ovvero che le nostre revenue siano maggiori di quelli che sono i costi attribuiti, sia fissi che variabili, a quello che è l'obiettivo e l'oggetto che ci stiamo ponendo. Se volessimo in qualche modo dare un ordine a quello che è la modalità di elaborazione di questo business model canvas, e quindi un po' anche quello da seguire, anche che vi suggerisco di seguire, è: partiamo innanzitutto dal nostro cliente, perché il cliente dovrà essere sicuramente quello che è il nostro primo obiettivo. A quel punto ci andremo a porre su quello che è il valore che vogliamo dargli, quindi la value proposition. A quel punto poi ragioniamo su come lo raggiungiamo, come teniamo le relazioni con lui e poi strutturiamo la modalità con cui generiamo ricavi. Solo in quel momento e solo una volta chiusa, assorbita e in qualche modo smarcata questa parte qui, ci poniamo quello che è il tema dell'infrastruttura, quindi
parte dei partner, attività e risorse chiave, e soprattutto il tema dei costi, quindi quanto effettivamente ci costa realizzare quello che riteniamo essere il valore che vogliamo riconoscere al nostro cliente e al nostro potenziale cliente. Nel Business Model Canvas, come vi dicevo, sono rappresentati i 9 blocchi costitutivi di quello che è il modello di business, che riguardano i segmenti di clientela a cui intendo rivolgermi, la value proposition, ovvero la proposta di valore, quali prodotti e servizi voglio offrire, e poi come terzo punto quello che è i canali di distribuzione e di contatto con i clienti. A seguire, come si diceva, quelle che sono le relazioni, quindi come instauriamo relazioni con i nostri clienti, flusso di ricavi, che in qualche modo ci deve dire se il nostro sistema, il nostro modello di business sarà effettivamente sostenibile, e in ultimo su quelle che sono le risorse chiave per capire quanto realmente ci costerà, insieme a quelle che sono le attività chiave e i partner chiave, quelle che sono i costi, cioè la struttura dei costi del nostro modello di business, che dovrà avere comunque il requisito della sostenibilità a lungo termine, che sarà dato dai ricavi sostanzialmente maggiori di quelli che sono i costi. Questo schema qui sostanzialmente aiuta in qualche modo a definire e a ragionare su quelli che sono i vari schemi e le varie prospettive, e ci aiuta in qualche modo anche a poterlo modificare, a poterlo ragionare nuovamente nel caso in cui ci si trovi in una situazione tale per cui il nostro modello di business non sta più funzionando. Quindi ripartiamo da questo schema qui per ridefinire quello che è il nostro modello di business. A cosa serve? Perché è utile questo schema e questa modalità operativa? Perché in qualche modo rende possibile, come tanti canvas che sicuramente avete visto in questi anni qui, rende possibile lavorare insieme, quindi lavorare in maniera in team, in gruppi anche eterogenei, e ci dà sostanzialmente un linguaggio comune in quello che può essere il modo di fare innovazione. Esistono anche tanti altri schemi e altri canvas che ragionano sostanzialmente sempre sulla condivisione e l'innovazione, ma questo qui, diciamo, è uno di quelli che viene più utilizzato soprattutto su questo tipo di tematiche. Quindi, ragionando nello specifico su quelli che sono alcune delle tematiche principali, si diceva, una delle prime aree fondamentali, quella su cui ragionare, è quella dei clienti da servire. Per voi vi dovrete porre, quando andrete a ragionare sul vostro modello di business, chi sono i clienti da servire. Clienti da servire, quei clienti a cui in qualche modo sta mancando qualcosa o che potrebbero avere un beneficio da un modo diverso con cui andremo a fare le cose. Andremo a dargli un nuovo prodotto, una nuova modalità, una nuova tipologia di modalità di pagamento o simili. La seconda problematica è, pensando a quei clienti che in qualche modo sono insoddisfatti, che sono in qualche modo in questo momento non contenti di quello che il mercato offre, qual è quella reale proposta di valore che noi gli andiamo ad offrire. Quindi, stabilito quello che è il nostro cliente, cosa gli andiamo realmente a dare? Qual è quel valore aggiunto che vogliamo dargli? Ma dobbiamo chiaramente capire come possiamo dargli effettivamente un valore. Quindi dobbiamo chiederci qual è il valore che percepisce il nostro cliente, il nostro potenziale cliente, qual è il valore, massimo valore possibile che possiamo dargli, e soprattutto come il nostro cliente percepisce questo valore, come una differenza tra il beneficio che riceverà da poter avere una modalità diversa di fruire delle foto, come dicevamo quando si parlava di Kodak, a quelli che sono i costi che deve sostenere per poter fruire di quelle foto in maniera diversa. Quindi la proposta di valore è uno dei blocchi più importanti di quello che è il modello di business, perché risponde in qualche modo alla domanda perché i nostri clienti potenziali dovrebbero scegliere il mio prodotto o servizio, e perché dovranno farlo magari fra 10 anni, quando probabilmente i prodotti saranno diversi. Ma come si generano delle proposte di valore che siano corpose ed effettivamente importanti? Si possono generare in tanti modi, quindi creando un'innovazione sul prodotto stesso finestra, quindi creando qualche cosa che non c'era,
rendendolo accessibile per una questione magari di risparmio di costi, quindi rendo in qualche modo accessibile e possibile permettere ad una persona di accedere ad un costo inferiore perché ho innovato in qualche modo il modo stesso con cui viene fatto, migliorando un servizio, diminuendo quello che è il prezzo relativo a quel prodotto o servizio, o ancora a maggior ragione risolvendo quello che è un problema specifico, che può essere un problema di fruizione del bene, di utilizzo, di collocazione e collocamento in quello che è una struttura. Ancora migliorandone il design o migliorando le performance di un prodotto, quindi migliorando l'assorbibilità dei rumori o migliorando la capacità con cui scherma la luce, se parliamo di finestre. Quindi sono tutta una serie di modi con cui io posso creare un valore maggiore per quello che è il mio cliente. Ancora di più, riducendo i rischi magari relativamente ad un prodotto o rendendoli più convenienti, più facili da utilizzare. Sono tutta una serie di modalità con cui, anche molto spesso valori intangibili, non necessariamente valori fisici, che possono in qualche modo aiutare il mio cliente ad avere un beneficio. Se mi riconosce questa capacità di dargli un beneficio, io probabilmente sto creando un modello di business che può funzionare, che può, perché poi dovremo ragionare su quelli che sono costi e ricavi. L'altra tematica fondamentale è quella dei canali di distribuzione, quindi come mi relaziono, diciamo, come faccio arrivare il mio bene al cliente. Altra cosa fondamentale è quella delle relazioni, quindi come intrattengo le relazioni con quelle che può essere l'assistenza post vendita, modalità di assistenza da remoto, tutto quello che in qualche modo aiuta a tenere più strette quelle relazioni con il nostro cliente. E qui siamo ancora nella parte destra, quello del verso chi mi rivolgo, a chi mi rivolgo e a chi voglio dare quel valore che ho definito in quella che è la value proposition. Quando arriviamo al tema dei ricavi, comincia a diventare fondamentale capire se possiamo realmente monetizzare quel beneficio che vogliamo riconoscere al nostro cliente. Quello che è il blocco di revenue stream, dei flussi di ricavi, generalmente deve tenere in considerazione non solo diciamo la modalità prezzo in generale, ma anche quelle che sono le modalità, quindi come regolo quelli che sono i flussi finanziari, in che modo mi faccio pagare. Tutto questo è il modo con cui io riesco a fornire al mio cliente un buon prodotto o servizio e riesco in qualche modo a monetizzare quello che è quello che io gli sto dando. Ma l'obiettivo fondamentale è che la percezione che il cliente deve avere di quello che gli sto dando deve essere maggiore, quindi il valore che gli attribuisce deve essere maggiore di quello che è il suo costo. La variabile prezzo ovviamente è quella che anche, diciamo, incidentalmente vediamo come più rilevante, ma non è l'unica che può rendere un modello sostenibile e funzionante, perché molto spesso ci sono anche prezzi, ovviamente, che sono più elevati, ma se in qualche modo il valore percepito, il valore anche che viene dato, può essere maggiore, quello lì può comunque diventare un modello di business sostenibile. La modalità di pagamento è ovviamente una delle, diciamo, degli schemi che in qualche modo completa quello che è il processo di progettazione dei ricavi e dei revenue stream, e in qualche modo dà valore e aggiunge valore a quello che è la modalità con cui il soggetto fruisce di quello che è il nostro, il valore che vogliamo riconoscere. Ovviamente una delle cose fondamentali che in qualche modo sarà utile anche porsi e fare in quello che sarà l'hackathon, provare anche a strutturare alcune diciamo così, conclusioni sulla base di dati provenienti magari da analisi di mercato o valutazioni chiaramente da utilizzare per capire se effettivamente quello che ci stiamo ponendo in termini di ricavi, in termini di popolazione interessata, in termini di potenzialità di mercato, siano effettivamente congruenti e coerenti con quelli che sono i nostri obiettivi. Ovviamente possono esserci varie modalità di indicazione di quelli che sono i ricavi, che possono essere dal pagamento in un'unica soluzione a quelli che possono essere magari i pagamenti ricorrenti, quindi tutti quegli schemi per cui in qualche modo viene data la possibilità anche di pagamenti rateizzati o in qualche modo posticipati, sono tutte quante modalità che
non mirano probabilmente ad innovare quello che è un prodotto, ma mirano a innovare il modo con cui il nostro cliente sostanzialmente può fruire di quel prodotto. Ovviamente dovremo ragionare su quali sono i principali flussi di ricavi che derivano, che portano monetizzazione a quello che è il nostro modello di business. Qui ne sono indicati alcuni che poi potrete anche vedere su quelle che saranno le slide che vi verranno inviate, ma l'importante è capire effettivamente qual è il miglior metodo, il miglior flusso di ricavo che in qualche modo risolve anche un problema al nostro cliente. Quindi, quando io vado a progettare diciamo una startup, comunque un nuovo modello di business, anche nel miglioramento del modello di business di un'azienda, devo ragionare in maniera precisa su tre componenti fondamentali. Il primo, per cosa devono pagare i nostri clienti? Cioè, quando voi andate a ragionare su come innovare il modello di business o come innovare alcuni prodotti nell'hackathon, dovrete capire esattamente cosa devono pagare i nostri clienti. Al momento, per cosa stanno pagando e per cosa sono in qualche modo magari stufi di pagare. L'altra modalità è, l'altra domanda è, in quale modalità devono farlo, cioè come devono pagare, come devono fruire di un bene che avrà una durata probabilmente di 10 anni e devono farlo in seduta stante per tutti i 10 anni. Ci sono modalità diverse con cui possono pagare in qualche modo e fruire di quel bene lì. Quanto devono pagare? Altra domanda fondamentale, quindi per cosa, il valore che devono comprare, come lo devono in qualche modo pagare e quanto devono pagare. Sono i tre concetti fondamentali che vi aiuteranno a definire il modo stesso con cui i revenue stream dovranno essere indicati. Se questo ragionamento qui viene fatto correttamente, se riesco a comporre quello che è uno schema di revenue stream comparati con quella che è la struttura dei costi, posso in qualche modo creare quello che è un modello di business sostenibile. Come vedremo, il modello di business sostenibile lo deve essere in un tempo che sia abbastanza lungo da poter sfruttare quello che è il mio vantaggio competitivo. Se passiamo alla parte sinistra, quella dell'infrastruttura, ovvero del come in qualche modo realizziamo quel valore che vogliamo riconoscere al nostro cliente, la prima domanda fondamentale è quella sulle risorse fondamentali, cioè chi sono le risorse fondamentali, e quindi saranno risorse umane, tecniche, finanziarie. L'altra domanda che mi devo porre è quali sono i processi fondamentali di creazione del valore, quindi sostanzialmente come tutte quelle attività chiave che io devo realizzare per poter portare al mio cliente quel tipo di servizio, cioè quindi quel tipo di bene o di servizio. In ultimo, ma non meno importante della parte dell'infrastruttura, è quelle che sono le partnership. Ovviamente ogni volta che io mi approccio su un nuovo modello di business ho necessità di creare, stringere delle relazioni che siano complete, che siano effettivamente solide, perché se sono delle partnership in qualche modo deboli, che non mi permettono di sperare in qualche modo quello che è il supporto da parte di questi partner, può rischiare il mio modello di business di non essere più sostenibile nel tempo, perché tutto quello che è sopra indicato come nelle partnership, nelle attività e nelle risorse, è quello che poi mi dà e mi genera quella che è la struttura dei costi, che sarà quella che poi compareremo con quello che è i revenue stream, per verificare se il modello di business è realmente sostenibile. Che domande mi devo porre quando ragiono su quella che è la struttura dei costi? Ovviamente in questo ambito qui devo cercare di coprire tutti quelli che sono i costi e tutte quelle che sono le voci necessarie per rendere funzionante il mio modello di business, quindi devo cercare di non dimenticare nulla, quindi sia a livello di attività, di partner e di risorse, e devo capire se il mio modello di business è un modello di business guidato dai costi o guidato dal valore. Questa è una distinzione molto importante, perché tendenzialmente un modello di business guidato dai costi è un modello di business che prevede in qualche modo dei costi molto bassi, quindi in qualche modo punta più che altro a una riduzione di quello che è il prezzo anche per il consumatore finale, per il cliente finale,
ma deve comunque risolvere un problema, questo è fondamentale, mentre un modello di business guidato dal valore cerca in qualche modo di ottimizzare le risorse, evitare gli sprechi, ma in qualche modo cerca di veicolare al nostro cliente che il valore che gli sto dando, quindi il valore che dovrà percepire il cliente in questo caso qui, deve essere molto più elevato, perché in qualche modo dovrà riconoscermi questo maggior valore. Quindi dovrò capire nel mio modello di business se sono in un modello di business guidato dai costi o guidato dal valore, perché sicuramente dal lato poi delle revenue stream farà molta differenza su quello che potrà effettivamente essere la portata che potrò avere dai nostri clienti. Quindi vado ad analizzare quella che è la struttura, dovrò farmi alcune domande rispetto a quelli che sono alcuni costi fissi e altri costi variabili, quindi capire cosa effettivamente è indipendente da quelle che sono le quantità e cosa invece dipende realmente da quelle che sono le quantità di beni e servizi prodotti. Quindi dovrò capire soprattutto se su alcune economie, diciamo su alcune economie di scala, potrò contare per fare margini maggiori e ottimizzare alcuni costi. Dovrò quindi puntare su alcune economie di scala, quindi capire se quello che io sto cercando di fare, quello che io sto pensando in qualche modo può portarmi delle economie di scala, cioè può abbassare quello che è il valore della singola produzione aumentando la scala, oppure economie di scopo, se sono in un ambito in cui posso diminuire i costi aumentando il raggio d'azione dell'operazione che sto facendo. E ovviamente dovrò capire in questo schema quello che è la struttura dei costi e capire se effettivamente quali risorse a livello di partner, attività e risorse chiave effettivamente sarà quella che costerà di più e dovrà in qualche modo diciamo così essere determinante per quello che è la struttura. Obiettivo sarà, soprattutto in una prima fase, in un'ottica in un certo senso anche lean, ridurre il più possibile quei costi che non sono necessari, quindi cercare di ottimizzare il più possibile quelli che sono i costi, perché dovrò anche cercare di validare in qualche modo quello che è un nuovo modello di business. Se l'analisi, questa analisi detta, è stata svolta correttamente, se siamo in presenza di costi elevati, dobbiamo in qualche modo riverificare e fare una sorta di percorso circolare su quelli che sono i flussi di ricavi. Quindi ovviamente il modello di business diventerà sostenibile soltanto quando io avrò raggiunto una situazione tale per cui a lungo termine, con tutto l'assorbimento di quello che è l'investimento, io ho una situazione tale per cui i miei ricavi sono superiori a quelli che sono i costi. Questa qui è una fase di validazione continua, in un certo senso, su questo. Alcune corporate, soprattutto che fanno open innovation, in qualche modo è un concetto che hanno interiorizzato, quindi la continua validazione e una continua ricerca di quello che è la soluzione migliore. Finché non ho trovato una validazione in questo senso qui, devo in qualche modo continuare a cercare. Ultima, diciamo così, ragionamento su quello che è i costi è capire se le nostre risorse sono effettivamente ottimizzate, perché quello lì è uno dei temi fondamentali anche di qualsiasi modello di business. Capire se effettivamente sto sfruttando al meglio le mie risorse. In ottica innovazione, open innovation, startup, una delle tematiche fondamentali è ridurre il più possibile al minimo l'utilizzo, diciamo ottimizzare il più possibile quelle che sono le risorse. A questo punto una sorta di personale percorso di quello che è il modo con cui si può andare a ottimizzare i costi di un progetto, del proprio progetto, premettendo che non è assolutamente uno schema, diciamo così, non è uno schema lean, non è uno schema di altre modalità, è un po' una sorta di percorso personale e basato sull'esperienza, diciamo così, perché ovviamente non sarebbe stato possibile in un webinar illustrare tutto quello che è la metodologia lean o altre metodologie che puntano in qualche modo a ottimizzare e a validare rapidamente.
Quindi ho provato un po' a riassumere in un certo senso quello che può essere un percorso strutturato, un po' sulla base dell'esperienza, l'ho definito un po' un percorso in 10 passi, che io ho definito come individua un problema, pensa a chi potrebbe beneficiare della risoluzione di quel problema lì, analizzare quello che è il proprio mercato di riferimento, quelle che sono le risorse, e ritorno al tema delle risorse che abbiamo indicato prima, circondarsi di persone che hanno quella stessa motivazione, e in un hackathon diventa fondamentale, ma è anche importante, e forse facile perché sono tutte persone che hanno quella stessa motivazione lì, pensare a più soluzioni, quindi non fermiamoci alla prima soluzione, valutiamole di più, testiamole, analizziamo quelli che possono essere dei dati e a quel punto scegliamo una soluzione migliore per tante ragioni e proviamo a metterla in pratica. Cosa voglio dire con questo percorso? Primo tema è sostanzialmente quello di individuare il problema, quindi quando vi troverete a ragionare su quello che è il tema, le sfide, le challenge che vi sono state lanciate, individuate in primo luogo quello che è un problema. Cioè c'è qualcuno, un potenziale cliente che sta cercando di saltare quel baratro e in qualche modo non ci sta riuscendo, quindi sta trovando una personale soluzione o sta trovando un modo diverso di farlo. Noi dobbiamo provare a offrirgli quella che è una soluzione. E su questo vi rifaccio vedere quella infografica di CB Insight, perché molto spesso una delle principali motivazioni per cui fallisce un progetto di startup, un progetto, definiamolo in un certo senso, di innovazione, è quello che non vado incontro a quello che è una necessità di mercato. Quindi non avventuriamoci in tematiche che sono di interessanti da un punto di vista tecnico, ma tendenzialmente magari non risolvono un problema di mercato, perché quella lì potrebbe essere una motivazione, diciamo, che non rende sostenibile il nostro modello di business. Pensiamo a chi può effettivamente beneficiare di quella risoluzione del problema. È quello che dicevamo prima, individuiamo chi è il nostro cliente. Per farlo, in aiuto dello start del business model canvas, c'è un altro strumento generato da un altro gruppo, diciamo, di esperti, che è quello del value proposition canvas, ovvero mi vado a domandare effettivamente chi sono i miei clienti di riferimento, miei clienti di riferimento, e vado in qualche modo a definire quali sono quelli che sono i vari diciamo difetti o problematiche che può incontrare quello che è il mio cliente. Terzo punto, quello di analizzare quello che è il mio mercato di riferimento, quindi capire quanto è grande, perché mi devo porre comunque in un'ottica per cui quello che è la potenzialità e l'ampiezza del mercato è un must. In questo, uno degli schemi più utilizzati è quello del TAM, SAM e SOM, quindi capire quanto effettivamente è ampio il mio mercato e quanto io posso effettivamente servirlo. Quarto punto, quello di analizzare le risorse che ho, perché diventa fondamentale, e ritorniamo a quello che era il concetto del business model canvas, capire le risorse suddivise tra fisiche, intellettuali, umane, finanziarie, capire quali sono le risorse che io ho a disposizione, da quelle che sono immateriali a quelle che sono finanziarie o materiali. Altra cosa fondamentale è quella di circondarsi, come dicevo, di persone che hanno quella stessa motivazione e quello stesso attaccamento al progetto, perché sempre tornando alla grafica di CB Insight, la terza causa per cui fallisce un progetto di startup o di innovazione è quello di non avere il team giusto, quindi cerchiamo di creare dei team che siano più rotondi possibili, più completi possibili, perché diventa un... diciamo così, l'interdisciplinarità diventa una forza per quello che è un progetto come questo di innovare un mercato. Sesto punto di questo percorso è quello di pensare a più soluzioni, non vi fermate alla prima, pensatene più di una, strutturatela e provate a confrontarla con chi effettivamente potrebbe essere il potenziale cliente. A quel punto identificate una, due, alcune soluzioni, proviamo a testarle in un'ottica tale per cui puntiamo a capire se quelle soluzioni lì possono effettivamente funzionare. E lo facciamo con quello che è un MVP, cioè quello che è un Minimum Viable Product,
in cui cerchiamo di capire attraverso un nuovo prodotto, un sito, un esempio di quello che sarà un esperimento sul cliente, facendo effettivamente vedere al cliente come potrebbe essere quel prodotto lì, cerchiamo di capire l'apprezzamento, perché una delle tematiche più difficili nell'innovazione è che l'innovazione costa, quindi più riesco a innovare con meno costi e rapidamente, e meglio riuscirò a creare un modello di business sostenibile. Uno dei più grandi esempi di minimum viable product è quello che è l'esempio di Dropbox, in cui senza avere ancora quello che era il prodotto Dropbox, sostanzialmente venne rilasciato un esempio di quello che era il prodotto, diciamo il servizio, e raccolsero oltre 70.000 liste in lista di attesa per quello che era il prodotto quando sarebbe uscito, soltanto facendo vedere come avrebbe funzionato. Quindi anche in questo caso l'innovazione è bene farla con costi che in qualche modo di test che possano essere in qualche modo limitati. Ultimo punto, diciamo, penultimo punto, molto importante, quello di analizzare i dati, quindi dobbiamo cercare di avere delle metriche, dei KPI, degli indicatori che in qualche modo ci permettono di capire se quell'innovazione che stiamo portando sta funzionando. E posso farlo soltanto se ho dei dati. Non avere dei dati è come navigare in mare aperto senza bussola e probabilmente anche con la nebbia. Una volta che ho dei dati che mi permettono di capire qual è la soluzione migliore, a quel punto posso scegliere, e a quel punto su quella soluzione lì effettivamente vado a metterla in pratica. La metto in pratica col rischio e la possibilità di sbagliare sicuramente, ma avendo smarcato alcune problematiche. Ovviamente succederà sicuramente che quella soluzione potrebbe non funzionare, perché se quella soluzione lì, come si è detto, non crea un modello di business che è, ovvero un modo con cui creo, distribuisco e catturo valore che sia sostenibile, scalabile, replicabile, è un modello di business che devo abbandonare. Devo abbandonarlo e devo ripartire in una sorta di ricerca continua, perché l'undicesima tappa di questo percorso, che è personale, che vi dicevo in 10 punti, è quello di ripartire, perché un modello di business, se valuto che non è sostenibile per qualche ragione, riparto in quella che è una ricerca continua, che proprio perché siamo nel mondo dell'innovazione non si ferma. In ultimo vi suggerisco alcuni libri di settore che posso, diciamo, ci sono alcuni spunti interessanti, che sono quello di Eric Ries, Partire Leggeri, Lean Startup nella versione americana, quello di Massimo Ciaia, che è The Startup Canvas, e poi alcuni libri che sono Creare modelli di business, dove è un po' raccolto tutte le nozioni riguardo il business model canvas, e Value Proposition Design, che riguarda un po' quello che è il Value Proposition Canvas. Questi sono quattro libri che io vi suggerisco, magari anche in vista dell'hackathon, di sfogliare, di leggere, di provare un po' a interpretare. Qui ci sono tutti quanti i miei riferimenti, che tanto poi vi manderò le slide per qualsiasi anche domanda vi dovesse venire successivamente a questo webinar. E intanto non so se Gloria o Viviana volete rientrare, se c'è qualche domanda. Io. Okay. Vedevo che c'era qualche. Vedi? Sì. Sì, allora ci chiedono, parlando di sostenibilità economica, potrebbe chiarire le criticità e la differenza tra prodotti fisici e digitali e come massimizzare la sostenibilità economica anche con progetti non facilmente scalabili? Allora, allora, domanda interessante, che ovviamente sta molto nelle cose del, diciamo, anche del tema dell'hackathon, che chiaramente è più che altro focalizzato su prodotti fisici. Allora, sicuramente c'è una maggiore difficoltà, perché chiaramente nell'aprire, comunque nel creare un nuovo prodotto fisico, ci sono dei costi che sono tendenzialmente maggiori, quindi mi porrei più che altro nell'ottica di capire se effettivamente qual è la problematica che sta affrontando il cliente, il nostro potenziale cliente, qual è una delle, diciamo, delle problematiche o delle mancanze che sta affrontando, quindi in che cosa non è soddisfatto, per capire effettivamente su cosa devo provare a incidere, perché ovviamente
un progetto digitale la cosa è molto più facile. Nella percezione di un prodotto fisico, che sia, ovviamente, se si parla di design, potrebbe essere capire se quel prodotto lì, da un punto di vista di design, può essere apprezzato. Posso farlo magari creando un prototipo con una stampa 3D, o posso ipotizzare di creare una landing page, o comunque qualcosa che faccia capire effettivamente le potenzialità di quel nuovo prodotto. Però ovviamente, a maggior ragione, per un tema in cui non è facilmente scalabile, ovvero in un progetto più che altro fisico, la fase di ricerca, la fase di comprensione del fatto che quel prodotto lì sia effettivamente adeguato alle esigenze e che vada a colpire nel segno rispetto a quelle che sono le esigenze, diventa fondamentale. Quindi la domanda, diciamo, per riassumere un po' la risposta, è: focalizziamoci su quelle che sono, soprattutto se parliamo di prodotti fisici, le caratteristiche fondamentali per le quali quel prodotto lì non sta rispondendo alle necessità del cliente. Se vogliamo parlare di appunto, diciamo, di porte e finestre, è un problema di design. Come vedevamo prima in una delle slide, uno dei modi di creare innovazione è creare un design diverso, creare una funzionalità diversa, cioè riuscire a creare a inserire un determinato oggetto, qualche cosa, in un luogo dove non lo era, quindi lo rendo fruibile in maniera diversa. Quindi partiamo sempre da quello che è la problematica, la mancanza, il need che il nostro cliente potenziale non sta riuscendo a risolvere, e poniamoci l'obiettivo di risolverlo. Ok, non vedo altre domande, ma mi sa che siamo anche fuori tempo. Noi comunque qui ci sono i contatti di Marcello, che io ringrazio per, come sempre, per la chiarezza con cui riesce a spiegare i concetti. Vi invieremo comunque... I contatti possono contattarmi su LinkedIn, via mail, insomma, anche per altre domande dovessero venire fuori dopo. Ok, vi invieremo comunque il materiale via mail. Vi ricordiamo, ritrovate anche in chat, gli altri due appuntamenti, appunto propedeutici per la partecipazione all'Hackathon, che saranno il 12 ottobre alle 18.30 con Lara D'Argento, e il 19 ottobre con Lorenzo Lafronza, sempre alle 18.30. Vi ricordiamo anche che potete iscrivervi alla maratona sia come singoli, ma anche con un team, insomma, se avete un team di persone con le quali volete partecipare. Ci sono in palio dei premi interessanti, non soltanto dal punto di vista economico, perché si vincono dei soldi, ma anche per appunto gli accessi ai percorsi di incubazione a cui poi accedono i team vincitori. Per ogni domanda, informazione, chiarimento potete contattarci. Vi ringrazio ancora una volta Marcello, e a tutti voi do l'appuntamento alla prossima puntata. Buona serata. Ciao Viviana e ciao a tutti. Wait.